struttura di questa sede nasce come un punto di riferimento per la comunità, ma è anche un punto di riferimento per la carta dei valori del PDL. Certamente, questa è la cosa fondamentale che noi abbiamo sempre creduto in questo, e questo ce l'ha sempre trasmesso il nostro caro amico Cascio, perché noi siamo stati sempre fedeli a lui dal giorno in cui si è portato alla regione fino adesso. È il nostro punto di riferimento, il nostro faro che accende la luce, e con lui vediamo tutto. E poi dobbiamo anche ricordare Annunzio Moschetti, consigliere comunale di Palermo, che ci ha sempre guidato in questa avventura. Noi apriamo questo punto per essere un punto di riferimento per la gente, per il popolo della libertà. Qui dentro deve entrare gente, sia donne, uomini, bambini, chiunque che abbia i valori e crede nella carta dei valori del popolo della libertà. Quindi c'è una grande presenza nel territorio. Certamente, nasce come territorio ex Democrazia Cristiana. Il PDL come potrà andare con l'apertura di questa sede incontro ai bisogni della comunità villabatese? Certamente, noi apriamo questo punto per i bisogni di Villabate, cioè se la gente viene qui dentro perché ha bisogno, noi dobbiamo essere gli interlocutori con questa amministrazione. Credo che il sindaco abbia in questo momento lavorato bene, speriamo con questa nostra apertura di ancora incitarlo a essere più propositivo nei confronti della cittadinanza ed essere più partecipativo con la gente, essere più presente nel territorio e quindi automaticamente farsi notare ancora di più. Cos'è che l'amministrazione comunale, secondo la carta dei valori del PDL, dovrebbe cambiare? Cambiare, ecco, l'atteggiamento è sempre, ripeto, nei confronti della gente, dovrebbe essere più vicino alla gente. La gente significa il territorio, in qualsiasi livello e a qualsiasi ambizione, sia nelle associazioni, sia per quanto riguarda i partiti. Non dobbiamo chiuderci dentro un recinto, essere soltanto il popolo della libertà e condividere soltanto le nostre idee. Ci dobbiamo aprire anche agli altri partiti, perché con altre idee possiamo migliorare e quindi andare avanti. Qual è lo scopo di questa giornata? Lo scopo di questa giornata è dare un senso sia all'amministrazione comunale, perché percorre un cammino col popolo della libertà, perché non ci dobbiamo fermare ad oggi, ci dobbiamo fermare che c'è anche un futuro, e il futuro è sempre il popolo della libertà, per noi che ci crediamo. E quindi andiamo incontro a un tesseramento, andiamo incontro a un segretario politico che ci dia, che sia da guida a tutto il popolo della libertà. E quindi questo punto è un punto di riferimento per chi si vuole ritrovare in questa situazione. Ecco, in una giornata come questa abbiamo parlato di futuro, le devo chiedere come vede il futuro del circolo. Il futuro del circolo lo vedo roseo, anche perché l'intenzione di questa sede è dare spazio anche alle donne. Abbiamo molte donne che vogliono aderire a questo circolo e ci sono molte idee innovative in tal senso. Abbiamo anche uomini e donne che vogliono entrare a far parte della protezione civile e abbiamo gente competente in tal senso, e quindi sia anche come scopo, quindi per aiutare questa gente a apprestarsi e dare un aiuto alla cittadinanza. L'apertura di questa sede, dando sempre uno sguardo all'amministrazione comunale, cioè come può interagire e far avvicinare i cittadini. Come dice benissimo lei, sicuramente il circolo del PDR farà da tramite fra la popolazione, i cittadini e l'amministrazione comunale. Senz'altro è un fatto positivo, ripeto, è un'ulteriore tappa al ritorno della bella e buona politica a Villabate. Sicuramente Villabate è stracolmo di gente che vuole fare politica bella, seria, viva, onesta e vera. Cosa bisogna alla politica del paese? Ma sicuramente rafforzare i legami con gli enti regione e lo Stato centrale. Serve, ripeto, soprattutto gente che si voglia spendere per il bene della nostra amata Villabate, non solo ricoprendo cariche istituzionali, ma anche il semplice volontario e il semplice amante della politica.
amici del Comune di Villabate hanno messo in piedi e che noi, io come consigliere comunale di Palermo, il presidente Cascio, il consigliere provinciale Ginotta, altri colleghi come il consigliere di circoscrizione del Comune di Palermo hanno voluto sposare, per cui sono presente anche qui con me questa sera, ha proprio questa valutazione e questo valore. Il significato principale è quello che noi abbiamo voluto dare a questa apertura, che deve essere un punto di incontro e di riferimento politico per tutti gli amici del PDL di Villabate, deve essere un punto di incontro e di riferimento anche per tutti coloro quali che nel PDL di Palermo fanno riferimento a questo gruppo dei colleghi di Villabate, per cui poter creare assieme a loro le basi per rilanciare ancora di più le azioni amministrative del Comune. Quindi continua il grande impegno nel territorio. Questa sede può anche essere un momento in cui i cittadini vengono avvicinati ancora di più alle istituzioni. Senza dubbio, i cittadini vengono avvicinati alle istituzioni, noi vogliamo essere ancora più vicini anche a questa amministrazione che devo dire certamente si è caratterizzata, il motivo per cui siamo anche qui è per dare una dimostrazione di vicinanza a un'amministrazione che certamente ha rotto con i legami malavitosi che avevano avvolto più volte il comune di Villabate. Questa amministrazione si è distinta e si sta distinguendo per la legalità, per la correttezza amministrativa, per cui noi siamo contenti di questo nuovo corso anche politico del Comune di Villabate e questo gruppo vuole lavorare proprio in questa direzione e cercheremo e vogliamo anche col nostro contributo di dare una spinta ancora maggiore alle iniziative che sul territorio necessitano ancora di più di un coagulo politico da parte di tutti quanti per supportare l'amministrazione anche con la nostra azione politica esterna e poi anche interna al Consiglio Comunale di Villabate per arrivare a dei risultati ancora maggiori su diversi settori quali pubblica istruzione, attività sociale e tante altre cose.